Buongiorno a tutti oggi, diciamo, Buongiorno. buongiorno al nostro carissimo ospite Francesco. Buongiorno Elisabetta e buongiorno a tutti quelli che ascoltano e che ascolteranno. Benissimo, Francesco, sono molto contenta di averti qui quest'oggi, ospite ad autore e domiciliare. Come vedete, andiamo in onda in un orario un po' particolare, perché lo sapete che di solito autore e domiciliare va in onda verso sera. Infatti io sono abituata a dire buonasera a tutti. Ebbene no, oggi qualcosa di diverso, per cui dirò buongiorno. La prima cosa, sapete che il nostro Francesco Brunetti è ligure, è in collegamento dalla provincia di Genova, precisamente da Chiavari, vero Francesco? Chiavari, dal 73 cittadino chiavarese, sono stato Perfetto, una città. genovese e nato a Castellevante, ci tengo Benissimo. perché via di mia madre, eccetera. Giusto, assolutamente sì. Però il nostro Francesco Brunetti, insomma, è un genovese, abita a Chiavari, ma insomma, è quattro passi da Genova, un posto, una cittadina molto bella. Insomma, per prima cosa, Francesco, come vai? Come stai? Com'è? Beh, diciamo che sono contento di essere qua e di comunicare perché sono i momenti che sono le mie vacanze spot, i miei momenti di, diciamo, di gioia, di serenità, ecco, che mi ritaglio in mezzo alle difficoltà che insomma, adesso non sto a elencare, ma un po' tutti le abbiamo, no? Un periodo anche brutto dal punto di vista di quello che succede nel mondo. E Assolutamente. quindi cerchiamo di valorizzare la comunicazione tra le persone come un sassolino, una goccia nel mare, sperando che serva qualcosa. Sono perfettamente d'accordo con te, perché la maggioranza di noi sono in queste condizioni, io anche, nel senso che la vita continuamente mi pone davanti a delle difficoltà. Però devo dire che la scrittura, la mettività in campo editoriale e le interviste mi danno tanto, perché mi danno proprio dei momenti di serenità, di gratificazione, perché io amo molto comunicare con le persone e le interviste mi gratificano proprio sotto questo punto di vista, proprio lo scambio intellettuale, culturale, spirituale. E quindi per me fare un'intervista è un'attività insomma che mi dà una gioia profonda. Adesso noi, come sempre, procediamo come solito, quindi darò il mio benvenuto a Francesco Brunetti leggendo un estratto dal suo ultimo libro pubblicato. E lo mostro subito. Guardate che bello, eh? Molto particolare. Guardate qua, i misteri di Pietra Lata. Lo avvicino un po', al video, perché così lo potete identificare meglio. Guardate questa bella copertina rossa, quindi Amazon Publishing. Quindi questo misteri già un pochino ci mette nel mood, come dico io. Però faremo poi parlare della copertina al nostro ospite. Mettiamoci gli occhiali, perché come sapete, ahimè, la vecchiaia, come dico io, è una brutta bestia. Senza gli occhiali, niente lettura. Quindi da I misteri di Pietra Lata di Francesco Brunetti. E vi leggerò l'incipit. Il rio Rossa, un torrentino smilso, se non proprio in secca, che attraversa il paesino di Pietralata, è ingrossato di brutto nella notte. Una notte di inizio autunno, in cui l'acqua è scesa a secchiate, il buio pesto è stato lacerato da lampi e tuoni, oltre che
e dai tonfi di persiane sbattute dal vento. L'acqua limacciosa scorre rapida, creando gorghi attorno a tronchi divelti e ad accumuli di pietre e terriccio sparsi lungo le sponde. La luce del mattino è limpida, così come il viso di Luigi Beltrame, nel turbino 35enne chiamato in servizio dal suo capo con una telefonata che lo ha fatto sobbalzare nel letto in cui dormiva ronfando come una locomotiva a vapore. Stava smaltendo una serata con gli amici in cui aveva trangugiato 2 litri buoni di un Barbera denso e tozzo. Borse sotto gli occhi, viso stropicciato come uno straccio usato, gli occhi di 2 fessure, le labbra serrate in una smorfia tignosa da incazzato, infreddolito e stanco. Deve sorvegliare il torrente a rischio esondazione, dare un'occhiata ai tombini sparsi lungo la strada che lo costeggia. Non ha bisogno di essere troppo curati. Stanno schiovendo gocce gelide che lo colpiscono in viso come stilettate. Il vento sfoga raffiche sempre più distanziate. L'alba ha un chiarore incerto e opaco che tenta a risalire il cielo da dietro la collina di San Bernardino, spalmata sul fondale e punteggiata di coloriti casolari. Luigi si sta guardando attorno nella ricerca di eventuali testimoni della sua ignavia. Stato assunto da soli 3 mesi. Ha bisogno di quel lavoro, N non può perderlo, come i tanti altri che lo hanno visto impegnato a far di tutto per farsi licenziare. Mentre si guarda attorno, circoscritto, aggrottando le sopracciglia, nello sforzo di aguzzare la vista, nebbiata dai posti della sbornia, oltre che dal grigiore, dalla luce incerta del mattino, ecco che qualcosa arriva alle sue orecchie, dotate di udito ultrafine, forse l'unica sua vera dote. Un grido acuto, lacerante, poi gutturale e rauco, come strozzato in gola, poco dopo un tonfo sordo, subito sovrastato dal gorgogliare tumultuoso del torrente. Alza lo sguardo, ruotando il capo, poi si affaccia sull'argine e gli sembra di vedere un qualcosa, una sagoma che viene trascinata via dalla corrente. Pietralata. È un paesone arroccato su un pianoro che si apre a metà strada, dall'Appennino alle sue spalle una collina fitta di vegetazione, fa arco proteggendolo dal vento di tramontana. Al di sopra della collina spuntano le cime arrotondate di 2 montagne che si elevano a toccare i 1800 metri. Guardando in giù ci sono altre colline degradanti e in fondo uno scorcio di mare, di azzurro pallido per la foschia, ma turchese quando la tramontana la spazza via. Quindi il nostro romanzo incomincia così, con la descrizione di questo, chiamiamolo, episodio, ma soprattutto il romanzo ci descrive questa atmosfera, no? Particolare di questo luogo. E adesso andiamo a fare la nostra domanda di rito a Francesco Brunetti, anche se molti di voi sicuramente lo conosceranno, perché insomma, chi non conosce il nostro Francesco Brunetti, e ho già avuto il piacere di intervistarlo qua a Fattore Domiciliari, ma è passato insomma parecchio tempo. Per cui noi procediamo, quindi Francesco Brunetti. Chi è Francesco Brunetti? Parlaci un po' di te. Allora, io sono un medico in pensione da qualche anno, con oltre 50 anni di professione alle spalle, come medico ospedaliero, come medico di famiglia, come specialista. Quindi questo è stato un po' la mia scelta di vita e di professione, e anche in qualche modo che ha condizionato tutte le altre scelte. Certo.
Sono sposato, ho una figlia, una nipotina e ho sempre coltivato l'hobby della scrittura. Mia scrittura spontanea è quella in versi, adolescenziale, anche preadolescenziale. Molte delle cose scritte sono finite nel cestino, come è giusto che sia. E Succede. negli anni, a intervalli, quando c'era qualche momento particolare di introspezione, di riflessione, eccetera, scrivevo su un quadernetto nascosto nei cassetti. Dopodiché sono tenuto queste cose nel cassetto per molti, molti anni, perché tutto sommato erano anche molto intime. E poi in qualche modo c'era una forma di permalosità o comunque di rispetto verso nel sentirmi non sufficientemente pronto ad un giudizio pubblico. Sono arrivato quindi parecchio in là con gli anni, e anche grazie a internet, l'internet dei primi tempi, il contatto con siti di scrittura e soprattutto con un circolo letterario che ancora è tenuto in piedi dall'amico Guido De Marchi, banchina di Libero di Scrivere a Genova, e che raccoglieva sostanzialmente degli scrittori liguri, soprattutto genovesi e provincia. Lì ho avuto il piacere di pubblicare la prima raccolta di versi, autopubblicata con l'aiuto di versi che insomma, raccoglievano quello che era rimasto negli anni, che era sopravvissuto alle mie censure. E quindi versi giovanili e anche poi le ultime cose che avevo scritto. Da lì è iniziata una specie di esplosione di necessità, per cui ogni anno praticamente ho pubblicato una raccolta per molto tempo, quindi adesso saranno una 12 o giù di lì. Nel circolo e poi anche con l'intervento di altri contatti con amici qui nella zona dove abito, vicino, laboratori di scrittura, non scuole di scrittura, parlo di laboratori di scrittura, quindi di momenti di condivisione, di dialogo. Comunque nel circolo banchina è nata l'idea dell'editore che supportava questi circoli di provare a scrivere un romanzo collettivo. Io ho partecipato quindi a questo lavoro insieme a una ventina di autori, di persone di varia estrazione culturale di altro tipo. Abbiamo prodotto un romanzo a 12 mani, perché poi sono stati, anzi 13, perché sono stati gli autori che hanno alla fine portato avanti il lavoro fino in fondo. Contemporaneamente, un circolo fiorentino, quello degli struffellati, che diciamo nel dialetto fiorentino, struffellato è lo scapigliato, uno spettinato, che quindi ha un significato letterale e un significato metaforico. È un circolo che non voleva prendersi troppo sul serio. E quindi è venuto fuori un altro romanzo collettivo con autori più sparsi, quattro fiorentini, ma poi altri toscani, umbri, lombardi e due liguri. È venuto fuori un altro che è uscito praticamente quasi contemporaneamente nel 2007. Quindi sono passati 16 anni. Mamma mia. Questa è stata la mia palestra, perché il confronto con gli altri, forse anche i tempi, le mie esperienze personali, di vita, di lavoro, è maturato il tempo perché scrivessi il mio primo romanzo personale, quindi tutto mio. Il primo è rimasto nel cassetto perché era troppo autobiografico. Poi mi sono sforzato di uscire da questo guscio e quindi c'è stato il primo Tu Ciao e poi insomma altri. Il segreto di Costanza, che è stato anche premiato, vi citavi prima il premio Tigulliana Franco Delpino come miglior romanzo edito nel 2017, poi insomma Dovevo morire per farti vivere, eccetera, fino a un esperimento che ho fatto per la prima volta di autopubblicazione su Amazon che riguarda proprio i segreti, i misteri di Pietralata. Ho voluto provare questa cosa con più, perché avevo sempre pubblicato con editori nella zona, eccetera. Certo. Credo che sia un prodotto. Comunque ho continuato sempre a scrivere in versi perché poi, sentendo anche i pareri di altri, la mia prosa ha un po' anche delle connotazioni poetiche in alcuni momenti, no? Delle descrizioni, eccetera. E quello che hai letto, l'incipit,
Ecco, questo posso dire se voglio essere troppo prolisso, ma quando io inizio a scrivere non prendo la stoffa dello scrittore di professione che si fa le storie in testa, eccetera, poi racconta, eccetera. Io sono distintivo. Inizio come faccio con i versi, che naturalmente escono da un'emozione in profondo, immediata. Anche nella scrittura in prosa io inizio con un incipit inaspettato, cioè io non ho nessuna idea di che cosa diavolo scriverò. Quindi ho cominciato con questo, era pietra larga, poi è diventato pietra lata, che è più elegante, e poi in latino vuol dire la stessa cosa, ma insomma, gli studi classici qualcosa hanno lasciato, e l'ho ambientato in un paesino immaginario, ma molto credibile, no? Nell'Appennino Ligure, chi conosce l'Appennino Ligure potrà identificarsi, e piano piano costruito, no, una realtà di fisica, la realtà anche di praticamente a dipingere un microcosmo nel quale credo si possano diciamo trovare in nuce, in piccolo, i problemi che sono dilatando l'orizzonte nel macrocosmo, sia in una provincia, in una regione, in uno stato, in una nazione, non del mondo intero. E credo che questo Certo. sia un po' la chiave in cui leggere questo tipo di romanzo. Di romanzo, certo. Allora, io ti chiedo questo. Lo sai che io amo partire un po' dalla copertina, perché è una copertina molto bella, no? Allora, tu fai l'esperienza del self-publishing, io la trovo un'ottima scelta, anche perché a volte bisogna avere anche il coraggio di provare questa alternativa. E io devo dire che ho trovato dei libri di autori che si sono autopubblicati, che sono veramente fior fior di libri. È una questione di scelta. Chiaramente sappiamo che l'editoria è un ambiente problematico e il self-publishing è un'ottima alternativa. Poi è chiaro, per forza, esiste di tutto, ma quando si arriva ad autori ai domiciliari è chiaro che vi è, diciamo così, un filtro, no? Io lo dico questo soprattutto in questa intervista particolare, perché ho qua Francesco Brunetti. Il mio primo filtro è l'invio del cartaceo, nel senso che è chiaro che non posso intervistare tutti, no? Talvolta mi capitano dei libri autopubblicati che io trovo veramente splendidi, e quindi trovo che il self-publishing sia un'ottima alternativa. Poi non è detto che magari un principiante, un esordiente, possa anche sentire dire: vabbè, guarda, riguardatelo un attimo. Magari facci ancora un po' di editing e poi ritorna. Ma allora, qui abbiamo un self-publishing che, ragazzi, è di Francesco Brunetti, che ha decenni di scrittura alle spalle, cioè ha scritto di tutto Francesco Brunetti. Cioè, no, non si può non conoscere Francesco Brunetti. Cioè, ha scritto talmente tanto, cioè lui in questa sintesi vi ha dato, cioè, un là così, no? Ecco. Ma Brunetti ha scritto tantissimo, tantissimo, ha vinto anche tanti, tanti premi, tanti Comunque riconoscimenti è importanti. disponibile su Amazon un formato con copertina rigida, quello che hai in mano, più elegante con carta, un formato con copertina flessibile, più economico, e poi c'è anche l'ebook, che naturalmente ha un costo molto Fantastico. limitato, e quella è Certo. stata la difficoltà di autopubblicazione. Questa L'ebook mi no. sono dovuto picchiare, poi ho trovato un tutor che mi ha. E quindi Ti ha sono contento del aiutato risultato, perché nel è un. risultato. Certo, è un ottimo risultato. Poi è chiaro, non si può essere dei tuttologi, cioè anche per, diciamo, certe cose è giusto farsi aiutare, perché insomma non si può essere dei tuttologi, sarebbe anche un atto di presunzione, no? Allora, ci puoi dire qualcosina di questa copertina? Perché è molto bella. Vedete, vi è questo Ma dipinto.
Ma per l'autopubblicazione, diciamo, è facile. È facile Puoi arrivare descrivere un po' all'autopubblicazione del cartaceo. ecco. La copertina, ci sono dei suggerimenti, no? Nell'autopubblicazione, quindi ci sono dei suggerimenti sia di impostazione grafica, sia per inserire delle immagini. Queste immagini possono essere immagini personali, che si fa il copia e incolla, o anche immagini suggerite dallo stesso editore Amazon. E quindi questo è stato un inserimento di immagini già che ho scelto proprio perché c'era questa foto che con i sassi e l'acqua che ruscella, eccetera, mi ricordava questo torrentino per la maggior parte, no? Smilzo, come dico nelle prime pagine, e che poi quella nottata lì invece è in piena. E in Esatto. qualche modo mi è sembrato un richiamo suggestivo proprio all'ambientazione, perché questo Esatto. torrente è protagonista involontario, no? Della storia Esatto. che si dipana Quindi nel la romanzo. Esatto, la copertina Una cosa che io è perfetta. metto in fondo, una volta con i nomi dei protagonisti, perché sono tanti i protagonisti che si intrecciano, le cui storie si intrecciano, per cui in fondo c'è un glossario in ordine alfabetico, per cui chi magari non legge tutto di seguito, ma a tappe, quindi no, può perdere di vista, e quindi in fondo c'è questo elenco dei personaggi e dei luoghi che può Giusto. aiutare così a non confondere uno con l'altro. Esatto. Proprio perché i protagonisti principali sono pochi, ma ovviamente in un paesino, in una realtà più grande, ci sono tutti quelli Tanti che personaggi. intervengono e si troverà, Vi mostro la no, un quarta arresto, perché un carcere, delle vicende, insomma. tanti personaggi. Vi mostro anche la quarta perché vedete che è molto Sì, bella. anche la quarta di Esatto, copertina, è un prolungamento si può proprio, inserire. no? Ho inserito praticamente una sintesi che ho fatto io. Esatto. Sì, diciamo che è venuto fuori un risultato, soprattutto il formato con copertina rigida, con carta più, cioè non carta bianca, diciamo lucida, ma una carta più crema, quasi crema, ha una sua dignità tipografica. E poi è Assolutamente, lo stato. trovo molto, be molto bello, molto molto bello. Anche il tipo di carta lo trovo bellissimo. Anche Carta pesante, non, anche, la copertina, sì, la copertina resiste a usi impropri esatto, è del molto libro. bello, un Quindi, in bel qualche tipo di maniera, carta. insomma, ci sono voluto provare, poi mi sono intestardito un po' all'inizio. Mi sono picchiato con l'ebook, ma sono contento poi di essere riuscito. C'è un video tutorial acquisibile gratuitamente su internet che spiega passo per passo quello che si deve fare, poi si può correggere, ho fatto correzioni, refusi, Insomma, piano piano, chi la conosce, però a quella Francesco è pagina uno c'è che questa. sa fare di tutto, è medico, scrive, è diventato un informatico. Francesco, ormai sei poliedrico, guarda, ti chiamo, quando ho bisogno, sai che io non sono molto pratica, in queste cose, ti chiamo perché così mi aiuti tu. Cerco di tenermi, anche se poi sulle cose strettamente informatiche, ho perso la concentrazione e quindi ogni tanto mi affido a un mio genero, gli dico: senti, tu che sei Vabbè, questo è ingegnere, ovvio, vedi un po' se mi ragazzi. puoi, perché Cosa non si ho può più chiedere? voglia di picchiarmici più di tanto. Però, Certo, poi tu insomma, sei, sei diciamo, creativo in questo i mezzi momento, di no? Cioè, comunicazione, sono sì, moderni, no. poi. L'unico handicap di questa non è distribuito nelle librerie. È anche vero che anche le librerie non sono, per carità, Chiavari, per fortuna ci sono ben 5 se non 6 librerie, che è un evento quasi una cosa l'unica che è rara Unico. in una cittadina di neanche 26.000 Sì. abitanti. È una Un cosa pazzesca perché unicum. qua a Genova proprio le librerie Se è indipendenti rilevante che poco si contano sulle dita. più piccola ha due librerie, Lavagna È una zona ben servita, anche Lavagna, non quei posti leggono lì ci molto. sono delle librerie.
Lo so, No, sono purtroppo. benemerite perché poi fanno anche opere di divulgazione. È chiaro che poi anche questo, per esempio, firma copia, una presentazione, un libro che non è edito e che non è distribuito nelle librerie, trova degli ostacoli. Vabbè, però sei in una Un zona che secondo me libraio ti facilita poi molto. non può Poi, vendere il libro e Francesco. quindi a un certo punto, no? Vabbè, devi Questo gestirtela un po' limita. te. Però adesso il punto era, la soddisfazione mia era quella di arrivare in fondo alla storia. Sono perfettamente d'accordo. Poi, con la tua Bene. notorietà, per una volta Poi te lo ho cercato gestisci di tu, essere coerente con trovi questo. un'alternativa. Una cosa un po' diversa, Ma voglio diciamo che dire. per chi ascolta può essere così. Sì, ma ti dico una cosa così, una confidenza. Quando si arriva poi a metà storia, quasi perlomeno, allora bisogna fare un po' una revisione, no? Quindi tracciare una strada, dare dei possibili sbocchi. Quindi, siccome per motivi familiari, di questioni che in casa è inutile approfondire, la notte spesso mi sveglio. Invece di avere dei pensieri di notte, non sono mai allegri i pensieri, no? Si vedono le cose più grandi, quello che sono. Il fatto di dover pensare come portare avanti la storia mi dava diciamo, un motivo per non andare a crogiolarmi in riflessione. Esatto, Quasi esatto. quindi al mattino, quando avevo trovato una soluzione che mi sembrava che ero contento di mettermi al computer e cercare di buttarla giù prima che sparisse. Quindi questo poi, naturalmente, la storia, una volta in creata, eccetera, ho dovuto poi ridisegnare quel personaggio perché ho dato delle connotazioni iniziali che, essendo immediate, no, non erano poi. Ho dovuto registrare un po' qualche personaggio, però diciamo, una volta iniziato, poi io difficilmente lascio le cose a metà. Quindi poi è stata una corsa a finire e quando ho finito ero soddisfatto di questo percorso, di questa cosa che è anche più, qualche meno una scrittura, poi potrei dirmi se valutare tu, e ovviamente che non posso valutarmi da solo, ma dico cose che mi sono state dette da chi ha letto, da persone amiche che io stimo. È una scrittura abbastanza asciutta e densa, Certo. no, dinamica, ecco, che non si lascia troppo avvolgere diciamo in discorsi o in riflessioni. E questo, diciamo, mi sembra un buon risultato, sia per un libro che non è un giallo, ma diciamo che non è un noir, ma ha delle connotazioni del giallo poliziesco, sociale, psicologico, in cui, insomma, secondo me la cosa più importante è disegnare che abbiano una loro umanità, che possiamo riconoscere o un parte dentro di noi o comunque vicino a noi. E questo penso che Certo. sia una cosa che aiuta, quando legge, può aiutare il lettore a trovare un momento di riflessione, meccanismo, la dinamica meccanica del giallo fino a se stesso. Quello che io dico che si acquista a brignole per salire, quando si sa che se legge tutto d'un fiato, però poi non lascia niente, insomma. Certo. Allora, Non Francesco, so se prima, no, ma concordo. sei stato molto chiaro. Purtroppo non abbiamo, lo dico, un collegamento bellissimo, per cui la voce di Francesco ogni tanto va e viene, però lo sapete, è il bello della diretta e quindi dobbiamo un pochino prendere quello che viene. Oltretutto rimarco che tutte le volte che ho degli autori a 2 passi, perché Chiavari ha 2 passi da Genova, il collegamento non è buono. Ho intervistato persone nel New Mexico, Brasile, in Argentina, Parigi, da tutte le parti, mi sembrava di averli qua. Quando devo intervistare degli autori in Liguria ho sempre dei brutti collegamenti. Chiudiamo la parentesi. Nel frattempo, io e Francesco contraccambiamo i saluti di 2 carissime amiche scrittrici, che sono Margherita Rita Giaestro, che ci manda i saluti, e
la Maria Il Rosa, collegamento è vedi? un po' zoppicante. Un po' piccante, però noi salutiamo entrambe, sia Margherita Rita Gestro che Maria Rosa Cresci. Quindi sia io che Francesco contraccambiamo i vostri saluti. Ora, avete capito quindi che si tratta di un romanzo un po' sui generis ed è giusto che i romanzi un po' siano contaminati, perché a me non piacciono le categorie a prescindere, si usano perché sono pratiche, sono utili. E Francesco l'ha definito bene, cioè è un romanzo con delle contaminazioni gialle, noire, eccetera. Francesco, proprio in grandi linee, ma proprio molto brevemente, sinteticamente, senza spoilerare, ci potresti dire la trama, ma proprio essenziale, e proprio per incuriosire coloro che ci ascoltano o ci ascolteranno? Sì, è quella che è contenuta. Leggo la quarta di copertina che praticamente Ecco, riassume in modo perfetto. sintetico. No, in un Benissimo. paesino dell'Appennino Ligure, a metà strada tra i monti e il mare, la piena del torrente Costa Rossa che lo attraversa innesca una spirale di misteri inquietanti, che rendono nuovamente attuale la morte di un ragazzino avvenuta 10 anni prima per cause mai chiarite. Le ore del primo fattaccio, e da poco tornata a Pietralata con il grado di brigadiere, cerca di districare la matassa e sembra vicino a riuscire nell'impresa. Ma i colpi di scena che si susseguono lo disorientano fino alla svolta finale, perché finale tu che hai letto, c'è un colpo di scena ulteriore. Del tutto credo inaspettato per il 99% dei lettori. E, perché poi è una scelta anche che ho voluto proprio per far prevalere l'umanità dei personaggi e come non cito un'altra scrittrice che è a Varese, che è molto nota e che io stimo molto, ma che comunque dove i buoni non sono mai buoni buoni e i cattivi non sono mai troppo cattivi cattivi. Ecco, questo credo che Assolutamente sì. sia una cosa straordinariamente votata al bene e ci sono persone asociali con Ahimè, aspettiamo il nostro Francesco Brunetti. Abbiamo al solito qua in Liguria un pessimo collegamento. Io lo dico sempre. Ci vuole tanta pazienza a essere genovesi, a essere liguri. La nostra Genova, la nostra Liguria sono bellissime. Venite in Liguria però per le vacanze. Purtroppo la nostra Genova, la nostra Liguria potrebbero essere ancora più belli, perché guardate, abbiamo con Francesco sempre dei problemi di collegamento. Poi me ne ricordo un altro, Achille Maccapani che è a Imperia. Massimo Ansaldo alla Spezia sono gli autori con cui ho sempre avuto dei problemi di collegamento. Cioè, quindi sono gli autori liguri quelli con cui io ho problemi di collegamento, ma è una cosa pazzesca. Eccolo di nuovo qua, non so, Francesco. Stavo dicendo che in Liguria ho siamo i problemi di collegamento. risuscitati. Allora, esatto, ho problemi sempre con Massimo Ansaldo che è alla Spezia, Achille Maccapani che è a Imperia, cioè roba da matti. Allora, io ho letto il libro di Francesco e mi è piaciuto molto perché è un libro che si beve, molto scorrevole e, come ha accennato Francesco, ha questa caratteristica, vi è un'indagine, diciamo così. Quindi vi è questa atmosfera un po' di thriller giallo, vi è un mistero e un'indagine. Però il libro è veramente sui generis e soprattutto io ho letto l'incipit, il finale sarà veramente un finale a sorpresa, per cui è un libro veramente sui generis. È giusto così perché a me piacciono le contaminazioni.
chiaramente lui descrive un paese, una piccola società, però come ha detto Francesco, è chiaro che questa società surge a simbolo, cioè può essere vista, intesa come il simbolo di un'intera società, di una più grossa società, no? Cioè è simbolica. Quindi i personaggi sono personaggi che si possono trovare un po' ovunque e in alcuni ci si può anche riconoscere. È chiaro che è un paese, quindi le autorità principali sono le autorità preposte, quindi la polizia, carabinieri, e poi la chiesa, no? Infatti vi saranno due personaggi legati a questi ambienti. E poi vi è la scuola, l'insegnante, anche queste sono figure molto importanti, classiche, sono state nel passato sicuramente, ma anche adesso in certi luoghi piuttosto piccoli, e sono queste le autorità di riferimento delle persone. E quello che assurge, proprio, cioè, secondo me il messaggio fondamentale di cui ci ha parlato proprio già Francesco, è questo, cioè che il bene e il male esiste in ognuno di noi, nell'uomo, l'uomo è fatto di bene e male. Però dobbiamo considerare questo, che si deve partire cercando innanzitutto di, prima cosa, mettersi sempre in gioco, cioè mai risparmiarsi, quindi cercare di aprirsi agli altri, ok? E soprattutto di non giudicare mai, perché è giusto utilizzare un'empatia, a volte la si ha, a volte no, ma sarebbe bello coltivarla a scuola, l'empatia, io lo dico sempre, quindi sarebbe bene studiare a scuola l'etica e alcune branche della psicologia che insegnano proprio il rapporto con se stessi e con gli altri, io lo dico sempre, sono materie che mancano nella scuola italiana e che invece dovrebbero essere studiate come la matematica e la geografia, e le cose andrebbero molto bene. Adesso siamo, come ha detto Francesco, in un momento storico molto buio, però io mi chiedo, ma quando mai non è stato un momento buio? La storia è un succedersi di guerre continue, brevi periodi di pace. Cioè, ci rendiamo conto, l'uomo ha la memoria corta, non impara mai, continua a ripetere gli stessi errori, e le stesse persone o popoli che dovrebbero essere più saggi, ahimè, a volte non sono più saggi. Quindi sono gli uomini che contano, sono degli uomini eccezionali, gli uomini in cui, come ha detto Francesco, prevale bene, in altri no. Però diciamo anche questo, siamo in un clima natalizio. Natale cosa simboleggia? La pace, prima, la solidarietà, l'amore, l'apertura verso gli altri. Infatti, Francesco ci butta lì anche un messaggio, ci butta proprio lì, con semplicità, ecco, che in fondo possono esserci dei legami molto stretti che non hanno nulla a che fare con quei legami di sangue, ok? Quindi il legame forte con una persona va al di là della parentela, e ci possono essere delle famiglie alternative degne di questo nome, che sono molto meglio in fondo che le famiglie classiche. E purtroppo lo stiamo vedendo, ma lo è sempre stato, cioè anche la famiglia, che dovrebbe essere il luogo in cui l'individuo è protetto, ahimè, in famiglia da sempre avvengono anche delle violenze terribili. Per cui, allora, mai avere pregiudizi, ok? Mai avere pregiudizi, mai giudicare. E poi soprattutto cosa emerge in questa posso dire una certo cosa, ora finisco, ti lascio la parola, mai stigmatizzare, mai isolare le persone, mai farsi influenzare dalle opinioni altrui, dai media, dalle dicerie, ragionare con il cervello proprio senza giudicare mai, ma cercare di capire ed aprirsi agli altri. E questo è il messaggio natalizio, cioè volersi bene, pace, ed accettarsi un po'
per quello che si è, cercando però di far prevalere Visto che la la tua voce solidarietà arriva con del difficoltà. Aggiungo una cosa breve, che questa intervista cade casualmente, no, vicino al periodo natalizio, e il romanzo si chiude sostanzialmente, anche si chiude nel senso, non c'è la parola fine, perché non è la catastrofe di tutto, anzi, è l'iniziale, al clou, momento clou, la vigilia di Natale. Quindi, in qualche maniera, Esatto. c'è questa casuale, il periodo che stiamo vivendo e la chiusa del romanzo, che nell'atmosfera pre-natalizia trova una svolta, che ovviamente non posso. Noi non la Cara Elisabetta, con le speriamo. nostre difficoltà di collegamento abbiamo bruciato i minuti, No, però quindi io non ti lascio andare penso che così. dovrei, Allora, no, io ti chiedo mi dicevo, i tempi ancora sono. questo. No, allora, prendiamoci ancora qualche minuto. Ti chiedo, prima di tutto, se hai dei progetti, cosa stai combinando? Senza spoilerare troppo, perché ovviamente hai già il No, buono adesso un progetto grosso. Allora, il discorso, ci vuole un minuto, ci vuole un minuto e mezzo, due. Più di 10 anni fa, su sollecitazione di un'amica, che è attrice e regista, e mi sollecitava a scrivere qualcosa di rappresentabile in teatro. Bello, Non bellissimo. è un genere che io ho percorso, sentivo, però ho fatto un tentativo e ho scritto una storia in cui il protagonista per 24 ore si abbandona a fantasie su un muretto vicino al mare, dialogando col vento, col mare, con le sue fantasie, in cui c'è un mix di poesia e di prosa, ma soprattutto introspezione e dialogo con un fantasmatico, vecchio marinaio. Eccetera, fino al giorno dopo, in cui si trova in qualche modo, è come un percorso di vita, un percorso attraverso la propria vita esistenziale, un percorso. Questo è rimasto troppo letterario, quindi io l'ho pubblicato più di 10 anni fa con il nome Strane idee sul volo di una piuma, perché si rifà a una raccolta di versi Strane idee che raccoglie dei pensieri filosofici, esistenziali e poesie. E Il volo di una piuma, che è una delle poesie di un'altra raccolta, un po' esemplifica un verso che dice: forse ha senso, sai, anche il volo di una piuma, che anche le piccole cose possono avere. Questo progetto è rimasto nel cassetto, l'ho proposto poi, però la realizzazione scenica è costosissima e comunque non mi posso permettere qualcosa del genere, né di trovare uno sponsor. Siccome però difficilmente abbandono, negli anni l'ho rielaborato e l'ho trasformato in un reading a quattro voci Bello, principali, più bellissimo. altre voci, che sostanzialmente l'ho assottigliato anche, praticamente la durata di lettura, pure semplice, attorno all'ora. Bellissimo. Sono molto affezionato a questo progetto e adesso ho trovato un gruppo di ragazzi romani e dintorni di una che fanno questo tipo di e stanno proprio in questi giorni, siamo sentiti ieri sera, preparando una lettura, quindi un vocale a livello di mi daranno insomma un vocale senza scene, senza Certo, un reading proprio. presentazione, con la musica di sottofondo e con quattro Bello. voci principali di lettura, e quindi questo mi sono fatto un regalo di Natale. E questo è appena sarà disponibile, sarà su Spotify con questo gruppo, e poi sarà il link, cioè diciamo, il testo musicale e la lettura, eccetera, Bellissimo. sarà di mia proprietà, e quindi poi ci sarà modo, eventualmente te lo farò aprire e poi Certo. vedrò perché è qualche cosa a cui io tengo molto, perché è un po' il distillato di tutte le mie riflessioni, emozioni, riflessioni di vita, quello, ecco,
qualche maniera questo è un progetto antico, ma in qualche modo che non era del tutto realizzato. E questo, in questo Benissimo. momento, è quello che mi dà la carica. La carica, perfetto. Allora, Francesco, ultime due domande pratiche, però importanti. Allora, dove possiamo trovare e acquistare i misteri di Pietralata? Come possiamo fare a procurarcelo? E poi dove ti troviamo sui social per poterti eventualmente contattare? Allora, io sui social sono presente sia su Facebook come Francesco Brunetti, sia su Instagram come Aiseop, perché quando ho iniziato a usare i social, pre-social, diciamo, non avevo il coraggio di mettere Francesco Brunetti. Quindi allora ho messo poesia scritta a rovescio. E quindi Aiseop, sono trovato su Google, viene fuori, c'è anche uno in Spagna, che è uno in Sud America, ma comunque trovate cose mie scritte, e su Instagram ci ho messo Aiseop, comunque una curiosità. Quindi questi sono quelli che io frequento di più, frequento soprattutto Facebook. Poi diciamo, il libro è pubblicato da Amazon, quindi andando su Amazon Libri si digita il titolo I segreti di Pietralata, e ci sono tre versioni. Una, quella più elegante che avete visto, che al momento ha prezzo ribassato di 12 euro, con copertina rigida, carta più spessa e anche con una, diciamo, leggermente crema, e l'altra copertina flessibile 10 euro, e poi si trova su ebook, che si può scaricare in 3 secondi, e Fantastico. quindi con mi pare che sia 3 euro, qualcosa del genere. Quindi diciamo Super. che volendo farvi un regalo di Natale o farla a qualcuno, e non è un inquietante romanzo, ma credo che sia un romanzo che poi inquieta, ma poi pacifica. No, Almeno assolutamente questo ve lo posso, penso di poterlo confermo, dire. lo confermo. È un libro che si diciamo, presta alla lettura da parte di tutti, quindi adulti, young adults e anche adolescenti, perché Francesco non ci va mai giù duro, mai. Lui ha l'animo del poeta, quindi anche la narrativa lui la scrive con l'animo del poeta. Quindi è una lettura bellissima, il libro è adatto a tutti. Ora mi metto un attimo gli occhiali perché vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Non voglio sbagliare, quindi vi aspetto la prossima settimana da Autori ai Domiciliari, martedì 19 dicembre alle ore 17, quindi all'orario canonico, con una puntata speciale perché sarà con me la giornalista, scrittrice, poliedrica Viola Conti. E questa sarà diciamo così, la puntata conclusiva del 2023 e poi Autori Domiciliari farà uno stop e ci rivedremo, come dico io, inshallah, nel 2024. A questi punti, saluti finali. Io saluto e ringrazio tutti coloro che hanno seguito la diretta. Ringrazio Margherita e Maria Rosa che si sono collegate e hanno mandato i saluti. Ringrazio anticipatamente coloro che seguiranno l'intervista in differita, ma soprattutto ringrazio Saluti a Margherita, Francesco. ricordo con affetto, e auguri, auguri di Natale, perché non ci risentiremo, tu hai una buona, buon Natale, buone feste, serenità e pace nelle vostre famiglie, salute, insomma, visto da medico vi auguro buona salute. Guarda, incrociamo, un po' di serenità ci vorrebbe. Francesco, io ti saluto, ti mando un grosso bacio, saluto tutti da Genova, vi aspetto martedì prossimo. Altrettanto. E Francesco, ricordaci da dove ci mandi i tuoi saluti, dalla bellissima cittadina di Chiavari. Chiavari. Vai! E quindi Francesco mi manda i suoi saluti da Chiavari. Arrivederci a tutti. Ciao Francesco, un bacio, ti aspetto di nuovo qua ad Autori ai Domiciliari. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Buona giornata e tante cose belle. Grazie Francesco, anche a te un bacio.